Ciao a tutti, nuovo What I Eat in a Day, sono sempre felice quando riesco a filmare questa tipologia di video perché sono tra i miei preferiti in assoluto, quindi cominciamo subito e come sempre partiamo dalla colazione. Stavolta è una colazione super golosa e gustosa perché ho preparato un cappuccino con il caffè e il latte all'orzo e mandorla. Ho trovato questo latte veramente super buono che vado prima a scaldare perché mi piace molto il cappuccino caldo d'inverno, lo scaldo e poi vado a fare la cremina, la schiumina con lo schiuma latte ed è super veloce da fare. Nel frattempo, come vedete, ho preparato anche le fette biscottate con la cioccolata spalmabile Valsoia e il cocco. E qui, come vedete, sto facendo la schiumetta al latte, che è buonissima. Quindi unisco il tutto e voilà, la colazione è pronta, super super buona, ragazzi. Mi piace un sacco questa colazione. Arriviamo quindi al pranzo, anche qui un pranzo super gustoso perché ho preparato un panino altissimo con dei burger vegetali e poi accanto un po' di rucola con dei pomodorini. Ragazzi, qui in realtà nel panino se avessi avuto l'insalata, la lattuga l'avrei inserita, ma purtroppo non l'avevo. Comunque quello che mi piace dei panini è che si può inserire di tutto dentro e sta comunque bene. Comunque, come vedete qui ho messo un po' di rucola, come dicevo, con un po' di pomodorini. Poi non avevo i pomodori più grandi, quindi ho utilizzato comunque questi e li ho fatti a fettine perché a me piacciono tantissimo i pomodori all'interno dei panini, proprio tantissimo. Questi sono i burger che ho utilizzato, uno alle melanzane e uno piccolino agli spinaci, sono tra i miei preferiti. Dopo aver tostato un pochino il pane, aggiungo le salse, ketchup e maionese e poi vado a spalmare, come vedete, lo schiaccio perché è morbidissimo questo di spinaci ed è veramente buono, ragazzi, super buono. Se li trovate al supermercato ve li consiglio perché sono molto buoni. Aggiungo quindi quello alle melanzane, il pomodoro, chiudo il tutto e voilà! Un pranzo veloce da preparare e super super gustoso. Arriviamo alla merenda dove ho preparato, poi ho unito semplicemente degli ingredienti. Comunque dicevo, ho preparato il tè verde. Questo di alce nero, vi devo dire, è stato veramente molto molto buono. Quindi ho scaldato l'acqua con il mio amatissimo bollitore, ma lo sapete che adoro il mio bollitore. E poi ho preso lo yogurt, quello di Soyasan, però io vi devo dire preferisco quello bianco, senza zuccheri. Comunque ho aggiunto i miei biscottini vegan amati, preferiti di Fiorentini, il cioccolato super fondente, le mandorle, la cannella e voilà, la merenda è pronta. E arriviamo quindi alla cena. Siamo andati a cena fuori e ho preso dei broccoletti con un po' di focaccia come antipasto. Poi in questo agriturismo hanno come contorno la zucca con la cipolla che io faccio mettere al di sopra della pizza e mi piace tantissimo. Solo zucca e cipolla, veramente molto buona. Poi dopo siamo andati al pub, ho preso una birra piccola però e le patatine fritte. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!